dai discorsi di Fratel Vittorino. Che tristezza smarrire il Signore. Lo sposo e la sposa devono maturare alla scuola di Cristo e in questo modo il loro amore, nutrito dal sacrificio, avrà forza per creare l'armonia nella donazione reciproca. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. È sempre bello iniziare con questa orazione, che se siamo attenti diventa subito profonda riflessione. Meditiamo. Quando penso al Padre che guarda il Figlio e al Figlio che guarda il Padre, penso ad un grande amore. Due sguardi che si incontrano, formano sintonia ed armonia. Ora penso a voi, sposi giovani, che state ascoltando. Ebbene, se lo sposo è vero sposo e la sposa è vera sposa, cioè tutti e due maturi e consapevoli, maturati alla scuola di Cristo, anche il loro reciproco sguardo non può donare altro che amore e creare armonia, perché quando umiltà e desiderio di unità procedono in armonia, danno come risultato la sintonia perfetta. Infatti, lo sguardo che ama ha incontrato la verità e la giustizia, e dalla porta aperta del suo cuore è entrata la luce. Quindi l'anima è già nell'orazione e nella contemplazione. Vi sto parlando d'amore e naturalmente intendo quell'amore che dà gioia e non semplice piacere. Amore, cioè, che trova il suo nutrimento nel sacrificio, nell'apertura a nuove vite e nel donarsi gratuitamente l'uno all'altro. Per poter arrivare a questa disponibilità, dobbiamo ben sorvegliare i sentimenti del nostro cuore. Sappiamo infatti che nel cuore può abitare l'amore, ma purtroppo anche l'indifferenza e addirittura l'odio. La mancanza di disponibilità ed attenzione verso l'altro può farci cadere facilmente in uno di questi sentimenti, mentre la tenerezza e la sensibilità possono evitarci conseguenze anche disastrose. Un piccolo segnale di questo pericolo si può avvertire quando, ad esempio, pensando allo sposo o alla sposa, si comincia a non sentire più niente. Questo non sentire più niente potrebbe essere il principio di una prova, di uno stato d'animo che non riusciamo a controllare, proprio come accade nella natura, quando in un cielo sereno appare improvvisamente una nuvola, poi viene il brutto tempo o la nebbia. Come ripararvi? Andiamo col pensiero a Maria e Giuseppe. Al momento in cui si sono accorti che il bambino non era più con loro. Che tristezza! Però si amavano e tutti e due amavano Gesù. Ansia, inquietudine, ma alla fine ecco, il bambino è ritrovato. Così pure nell'amore tra sposi deve esserci Gesù, cioè la fede. Questa garantisce l'unione. Allontana la divisione e il contrasto. Maria e Giuseppe, infatti, non si sono scoraggiati, ma subito si sono incamminati alla ricerca del loro bene più prezioso. 2 giorni e 3 notti nell'affanno, ma trovato Gesù, sparisce tutto, torna il sereno. L'amore, dunque, non è sentire sempre l'entusiasmo, ma è soprattutto la volontà di mantenersi nella pace e nell'unione, mettendo a fondamento del proprio rapporto il Signore. Qui nasce la vera libertà, con il dono di capirsi e di comprendersi, che significa faccio ciò che devo, non per imposizione, ma per aver conosciuto la libertà dell'amore, che è dono dello Spirito. Provate anche a confrontarvi con la parola di Dio,
che è verità, e il cammino del matrimonio sarà sicuro, perché tutte le difficoltà insieme verranno superate e il sacramento sarà custodito intatto.